Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Anche oggi abbiamo il piacere di incontrare una carissima persona che ho avuto il piacere di conoscere e che lascio però sia Mosè a introdurcela e a presentarcela. Sentiamo se è già in collegamento Mosè come al solito. Mosè, ci sei? Sei pronto? Sei in forma? Sono in formissima, buongiorno a chi ci guarda e chi ci ascolta. Bene, sempre, dai, ci presenti il nostro gradito ospite di oggi? Un ospite speciale, i nostri ospiti sono sempre speciali, diciamolo, però oggi è particolare. Innanzitutto è una donna, e questo in ambito fotografico secondo me è importante, dobbiamo nutrire più rispetto per questa parte, e sono un po' sottovalutate. Lei è una persona straordinaria, si è occupata per anni di cinema e di ritratto. Però quello che piace a me di lei e che mi sorprende è la sua capacità di vivere una fotografia molto intima, molto personale. Lei è sempre tormentata, tira fuori sempre le cose, dei progetti, delle idee molto interessanti. Lei si chiama Fulvia Farassino, che saluto tanto volentieri. Ciao Fulvia! Ciao, buongiorno, ciao Fulvia, benvenuta! Ciao Franco. Benvenuta! Grazie dell'invito! È un piacere averti con noi. Ormai non ti muliamo più, Fulvia, stai attento che ti muliamo ancora. Ti muliamo per altre cose, non ti muliamo più. Va bene. Abbiamo scoperto anche di essere cremonesi, di origine, esatto. Di avere questo legame. Nessuno è perfetto, comunque, dai. Quello che voglio dirti è questo: tu sei stato in casa per tanto tempo, per due mesi e mezzo, come tutti noi, giustamente, e per la nostra salute. Cosa hai fatto fotograficamente in questo periodo? Cosa hai fatto? Dunque, ho fatto quel poco che ho potuto fare, anche se mi è andata abbastanza bene, perché al terzo giorno di blocco totale, nella mia via, io abito sui Navigli a Milano, c'è stato un flash mob alle finestre, per cui armata di teleobiettivo mi sono affacciata e i vicini della casa dall'altra parte della strada di fronte mi hanno vista e hanno cominciato a salutarmi. Ho scattato quattro finestre diverse che ho montato insieme, e io poi le mie foto le metto su un archivio fotografico che si chiama Buena Vista. Le ha viste una rivista tedesca e questa foto è diventata una copertina. Questa copertina qui, giusto? È questa, sì, esatto. Questa è stata, non lo so, un colpo di fortuna, non saprei. Io mi sono semplicemente affacciata per partecipare alla festa, diciamo, chiamiamola festa. Cantavano, però avevo la macchina fotografica. Fulvia, la fotografia è sempre un pretesto. Ogni fotografia famosa è sempre fortunata, secondo alcuni. In realtà bisogna saperla fare, bisogna saperla aspettare, no? C'è un istante decisivo che è in tutti i modi. Prevedere, cioè. Prevedere, bravissima. Tu in questo caso l'hai fatta. Però io mi ricordo, quando sono venuto a casa tua, tu bevi il caffè ogni tanto, no? Tu fai un ottimo caffè. Tu hai questi scatti delle piccole cose, dei piccoli oggetti. Ti piace indagare anche in un ambiente domestico? L'hai fatto anche durante il blocco? Sì, durante il blocco non avevo altro da fare che se non fotografare le ombre e le luci della mia casa. E quindi ogni tanto andava a giorni alterni, avevo dei momenti di, come dire, di apatia, se vogliamo, e quindi mi dedicavo alla lettura. Poi improvvisamente vedevo delle luci, fra l'altro c'era un tempo bellissimo, quindi vedevo delle luci e con la mia Fuji scattavo delle foto che poi tra noi amiche e donne fotografe, sia della Casa di Milano e dell'Associazione Donne Fotografe, abbiamo pubblicato sui vari social. Ho capito. Quindi aspettavo la luce, facevo qualche autoritratto che raccontasse un po' anche questi momenti. Qui un altro tipo di maschera, prima di uscire con la vera maschera. Questo è il mascherone. Ironicamente ho voluto... Certo. Ti chiedo una cosa importante, secondo me. Tu parli di donne fotografe, io mi sono...
occupato in alcuni casi di donne fotografe, praticamente a marzo salta sempre fuori un articolone sulle donne. L'autoritratto è tipicamente femminile, cioè io vedo che gli autoritratti sono tutti al femminile, dai primi, dagli storici, ma ogni donna ha fatto di se stessa il soggetto del proprio scatto, del proprio autoscatto. Secondo te perché? Guarda, io così non saprei, forse perché siamo più abituati a guardarci nello specchio? No, non lo so. Questa è una domanda che mi faccio, ma io non mi faccio tanti autoritratti, cioè è difficile che mi faccia degli autoritratti. Li ho fatti in questi giorni, quei due lì, ma un po' ironicamente, quello della mascherina, io volevo fotografare in realtà la mascherina, però c'era lo specchio e mi sono vista dentro. No, non questa, quell'altra, quella precedente a quella. Ecco, questa qua. In realtà volevo, poi ho capito che se c'ero io era meglio. No, ma io non volevo dire adesso, poi cambiamo la domanda, che tutti le donne fanno più autoritratti. C'è Francesca Woodman. Ah, vabbè, ma lì siamo in un caso particolare. Allora, no, forse possiamo dire un'altra cosa sull'autoritratto delle donne. Che le donne spesso usano l'autoritratto come terapia, se vogliamo, cioè da un punto di vista psicologico, credo. Io conosco e faccio parte sempre di questo, con questo gruppo di donne fotografe, ogni tanto teniamo dei corsi proprio sulla fotografia come terapia, e quindi è sempre un autoritratto. Quello che si porta. C'è una bellissima pubblicazione della fotografia. Che però non è un selfie, cioè potrebbe essere un ombro. No, non è un selfie, io ho detto autoscatto, sono due cose differenti. E ti chiedo un'ultima cosa, perdonami se insisto un attimo su questo argomento e Franco mi perdona. In realtà, tu capisci, autoritratto, la donna comunque tendenzialmente rispetto all'uomo è un po' più generosa. La donna un po' si offre a queste cose, no? Cioè, mentre l'uomo è competitivo, l'uomo ha l'armatura addosso. Non è che questo autoritratto sia anche figlio di una generosità, di un modo di offrirsi, di dire chi sono io, eccomi qua, guardami, prendimi, sono questa qui. C'è anche un modo di darsi al mondo, alla vita, insomma, a concedersi. Ma nel senso, non lo so, non credo. Non sono convinta che sia questo il modo di autoritrarsi delle donne. Rimaniamo alla terapia in questo caso. A questo punto passiamo dagli autoritratti ai ritratti. Tu sei maestra in questo, io ricordo di te degli autoritratti molto belli. C'è una Monica Guaritore fatta nel tuo studio che è un ritratto straordinario, secondo me. Tu mi dicevi, dimmi se è vero, che hai bisogno di un approccio quasi tattile, quasi fisico con le persone. Dicevi che avevi un pennellino da trucco e che ti avvicinavi. È vero? Vorrei raccontare un po' il mio lavoro, nel senso che ho lavorato dal 90 fino al 2015 praticamente, e per Sette, il magazine del Corriere della Sera, certo. E mi ha spedita, facevo i festival perché di cinema, perché sapevano che era il mio ambiente, e poi mi mandavano a ritrarre qualsiasi persona servisse. Se c'era un pezzo e c'era un ritratto da fare, in genere mi mandavano. E spesso e volentieri venivo inviata a casa di persone, di personaggi, non solo dello spettacolo, ma dell'industria, scrittori, insomma, persone che non conoscevo. E quindi, diciamo che mi preparavo scoprendo chi era la persona, ma persone che non avevo mai visto. Quindi per cercare di farmi accogliere,
e per cercare di avere velocemente un rapporto con queste persone, perché tu arrivi, non sai chi è, non sa chi sei, come fare a stabilire la fiducia? E io mi ero inventata il piumino della cipria, per cui io arrivavo e dopo che avevo preparato le luci, eccetera, prima di iniziare a scattare mi avvicinavo alla persona dicendo: guardi, ci vuole per forza un pochino di cipria per togliere quel po' di lucido al naso, per che un po' era vero, un po'... Ma a me questo permetteva di toccarli. E secondo me è una cosa importantissima. Secondo me questo gesto, questo avvicinarmi delicatamente, toccare un po' il viso, li rassicurava, almeno io la pensavo così, magari non è vero. Altro piccolo dettaglio che usavo, mi mettevo due gocce di profumo sul polso in modo di essere profumata, ma un buon profumo. Allora usavo, negli anni 90 per anni, ho usato Chalimar di Guerlain. Secondo me toccare una persona delicatamente con piumino morbido, un polso che comunque ti si avvicinava, che c'era un buon odore, secondo me li metteva a loro agio. Questo. Giulia, una curiosità: tra i tanti attori e attrici che hai incontrato, ti voglio interrompere perché facevo sì. Un lato, ma un po' rischiosa, dico. Hai usato il pennellino anche con Rocco Siffredi, che ho visto con la foto col cavolo, anche con lui. Non ti prego, ah, non l'avete, non ve l'ho mandata la foto di Rocco Siffredi. Che si copre, no, non l'ho usato il pennello, anzi, sono stata, c'è stato bisogno. No, raccontacelo, dai, perché è portato. No, ma perché mi fate cadere se mi volete sempre questo racconto? Guarda, è diventata un... Quando si parla di ritratti, ci sono io, tutti vogliono sapere dell'incontro con Rocco Siffredi. Dunque, Rocco Siffredi, sono foto degli anni 90, adesso non ricordo con precisione. Lui era già famoso nell'ambiente del porno. Sì. Però non aveva mai fatto un servizio fotografico serio, diciamo, per una rivista seria. In quell'occasione Esquire mi aveva chiesto di fare un servizio posato a Rocco Siffredi. E quindi lui c'era anche il giornalista in studio, il mio assistente. Rocco Siffredi arriva nel mio studio e immediatamente, ma senza che nessuno gli avesse chiesto niente, si è denudato e ha cominciato a sedersi sulle mie sedie, cosa che poi ho fatto, ho disinfettato tutto dopo, quando se n'è andato. Comunque, vi racconto, lavoravo con l'Hasselblad allora, quindi tutto capovolto, 12 scatti, cambio caricatore, e io ero disperata perché comunque non è che Rocco Siffredi puoi per una rivista seria, bisognava trovare un'idea dove fosse nudo, perché comunque era un bel ragazzo, allora aveva anche i muscoli, adesso è un po' anche il fisico era, e però che non bisognava nasconderglielo lì davanti, era veramente impressionante e non riuscivo a capire come fare. Ho cominciato col togli il cappotto, metti il cappotto, ma mi sembrava di vestirlo troppo, dai. No, ma mi sembrava di ripetere quella cosa dell'uomo che spaventa le bambine, che è dell'impermeabile. Sembrava quello il gioco, non mi piaceva. All'improvviso mi è caduto l'occhio per terra in un angolo dove avevo un grosso cavolo che
che il giorno prima avevo fatto un'altra copertina su un cuoco che teneva un grande vassoio di verdure, di peperone, cavolo, ma una grossa verza, non un cavolo, una verza bella, era ancora bella, e quindi è nata la famosa foto di Rocco Siffredi col cavolo davanti. Un cavolo davanti, questa è questa. Lì non hai avuto bisogno del pennellino. Ma al di là di tutto, secondo te, adesso la domanda, perdonami se ti ho svicolato su... sulla così freddi, ma no, forse mi sono dilungata fin troppo. Non ti preoccupare, va benissimo. Quello che volevo chiederti, secondo te, a consultivo, nel ritratto, qual è la qualità più importante che un fotografo deve possedere, o perlomeno qual è la qualità più importante che ti riconosci? Guarda, allora, io credo che sia la sensibilità e l'amore per la gente, per le persone. Se vogliamo dirla con Cartier-Bresson, si tratta di mettere sulla stessa linea di scatto gli occhi. Infatti, se non c'avevo gli occhi che guardavano di là, gli occhi, il cuore e la testa. Sì, credo ci avesse che... Vabbè, questa non l'ho detta io, ma quando l'ho letta in un... nelle cose di Cartier-Bresson, credo che sia una cosa fondamentale. E poi ci vuole una certa sensibilità. Amore per la gente. Amore per la gente. No, anche no. Quando non sono personaggi, anzi, io ho anche fotografato i matti prima di che chiudessero Paolo Pini a Milano, che era il manicomio. Ho fatto tutto un lavoro per sette fotografando i matti. I matti li chiamo così perché affettuosamente, che erano gli ultimi che erano rimasti nel manicomio. Però non, all'epoca avevano già fatto tutto da Berengo a Lacerati, cioè c'era foto di denuncia bellissime, fantastiche. Non potevo ripetere foto di denuncia, non c'era più bisogno di denunciare perché stavano per chiuderli in manicomio. Allora ho fatto la stessa cosa che avrei fatto con una star del cinema. Ho portato il fondale, li ho truccati, li abbiamo messi per bene e li ho fotografati così, con le luci e con... Fulvia, scusa, posso fargli una domanda io? Una curiosità che ho qui, Mosè, scusa. Tra i tanti attori e attrici che hai fotografato, ce n'è uno o un momento o un tuo servizio col quale ti sei trovata subito e hai ottenuto subito il risultato che ricordi con piacere? Che ricordo con piacere? Oh, mamma mia, ho fotografato così tanta gente. Ma uno che per mille motivi ti ha coinvolto in più, ti sei sentita più a tuo agio, che hai ottenuto subito il risultato che volevi ottenere? Va bene. Beh, forse Benigni è stato un bel incontro. La prima volta... ecco, guarda, questa è una foto... Sì. Io in quegli anni, che sono diciamo la metà degli anni 80, lavoravo per un piccolo festival di provincia, ma molto importante, perché era sotto diciamo il patrocinio a Salso Maggiore, scusate, non avevo il festival di Salso Maggiore si chiamava, che però era sotto il patrocinio della famiglia Bertolucci, che era di Parma, eccetera. Quindi da lì sono passati i più grandi. Per esempio Benigni, lì siamo a in quella foto in bianco e nero, siamo al festival dove Benigni era quell'anno, forse era in una giuria, e niente, si è lasciato fotografare così, anzi lui si è messo così, ho tutta una serie di scatti. In genere preferisco questa.
All'epoca io facevo, avevo una sponsorizzazione dalla Polaroid. Questa è una foto fatta con una vecchia Polaroid a soffietto e io inserivo una pellicola col negativo. Col negativo, che mi pare si chiamasse 665. Bravissimo, questo perfetto. Prima di tutti quelli che hanno fatto, perché questo mi permetteva giorno per giorno di fare una mostra in divenire, in progress. Quindi nella cantina del festival lavavo con l'acqua, stampavo e quindi subito giorno per giorno prendevo le foto in questo enorme salone, che era un salone bellissimo, si chiamava Salone Moresco, dove fra l'altro Bernardo Bertolucci ha girato la scena del ballo dell'ultimo imperatore. Sì. Per dirvi che ambiente era, e quindi a queste pareti venivano appese le foto che stampavamo nella cantina. Tra l'altro, diciamo, per chi non lo sa, che il negativo che poi usciva col Polaroid era un 10-12, quindi un negativo esatto, anche. Esatto, io ho ancora questi 10-12. Certo. Era importante. E avevo una vecchia a soffietto, sì, che sì. Però era così bella, pensa che non ce l'ho più, si è rotta, che aveva poteva attaccare il gel. Questa è una foto fatta con le luci, con gli ombrelli. Certo. Sì, la conosco perfettamente quella macchina, ne ho vendute tante. Guarda, quando è morta avrei voluto. Me la ricordo perfettamente quella macchina. Poi dopo, morta quella, facevo le stesse cose con l'Hasselblad, col 4. Certo. Ma questo è un negativo 10-12. Certo, sì, 10-12. Molto bene. Ascolta, prima parlare di fondali, io ho preso queste persone del manicomio che stava chiudendo e ho messo un fondale. Delle volte il fondale è una questione creativa, però tutto sommato vedi che alcuni ritrattisti, tu, ma anche i grandi, Rin Pen, Avedon, tutti amano questo fondale, amano a un certo punto chiudere. No, io non amo molto il fondale, ti devo dire la verità. In quel caso mi sembrava giusto farlo. Ma tu, ad esempio, io sono un amatore, no? Sono qui, sono un personaggio che ha studiato in accademia qui da Franco e devo fare dei ritratti. Il fondale non consigli perché? Non ho sentito bene, Mosè. Ma consigli di usare il fondale? In che quando occasione? Consiglio. Beh, cioè il fondale è utilissimo se vuoi fare un ritratto. Io quando ero costretta a usare il fondale cercavo di pastrugnarlo con delle gelatine, perché a me il fondale dà questa idea di rigidità che non mi piace, non lo so, è una mia forma. Io preferisco il ritratto ambientato, comunque magari anche in studio. La cosa che preferisco in assoluto è ritrarre le persone nel loro ambiente, ma ricreando le luci, cioè usando le luci. E quindi usando le luci, rinforzando quello che c'è, ma usando le luci e facendo sembrare le luci naturali, cioè come se fosse. Questo è il modo che io preferivo perché. Adesso ormai a 70 anni non è che lavoro più tanto, non c'ho più neanche voglia, vi devo dire la verità, di andare in giro, perché dovevo andare in giro con un assistente inevitabilmente, perché comunque mi portavo dietro della bella roba. Mentre invece i ritratti del cinema, quelli fatti ai festival, anche lì, per me era importante lo sfondo, non il fondale, lo sfondo, dove cercavo degli sfondi che fossero grafici e che quindi in qualche modo potessero. Vabbè, qua nella foto di John Travolta lo sfondo c'è, sono i fotografi che hanno fatto lo sfondo, il fondale. Quasi c'è una storia della Dolce Vita lì, no? Cioè, No, lì era per dar l'idea di come si lavorava negli anni Ottanta, i festival senza regolamentazioni, potevi anche pigliare uno spintone. Ecco, devo dire una cosa, se vogliamo tornare sul tema della donna, che prima tu dicevi le donne, negli anni Ottanta ero
eravamo in due a fotografare in queste situazioni. Io e una fotografa spagnola che si vede, ma che poi dopo ha anche smesso di venire. Poi man mano, verso la fine degli anni Ottanta, hanno cominciato ad affacciarsi veramente molte donne. E adesso, devo dire, per fortuna, le donne si stanno conquistando questo campo della fotografia, perché anche loro sono bravi. Io l'idea mia è che la donna stia dando qualcosa in più alla fotografia, nel senso che non è solo una questione di emancipazione. Tu cosa vedi in più nelle donne che stanno offrendo alla fotografia? Secondo te cosa dà la donna di nuovo alla fotografia? Di nuovo, no, dalla creatività. Io mi sono accorta che ci sono molte donne che lavorano sulla creatività. Ci sono molte donne artiste che usano la fotografia come mezzo di... Adesso non mi vengono in mente molti nomi, ma ecco, comunque sì, le donne hanno quella sensibilità in più che le fa riflettere, forse, non lo so. Sarà che per anni siamo state calpestate, tenute... Hai dato anche un calcio un fotografo a Venezia, dico male? Uno sberlone! Penso, io, cambia poco, no? A livello personale. Cioè tu ti spingeva finché tu ti sei scocciato e ti sei dato una bella sberla, giusto? Sì. Cioè no, mi impediva di alzarmi, perché in quella foto precedente, negli anni Ottanta, noi fotografi eravamo proprio allo sbaraglio, non avevamo delle postazioni, non avevamo, quindi il primo che arrivava era messo meglio. E durante una premiazione del Festival di Venezia, dove eravamo obbligati ad andare in abito da sera, quindi gli uomini in abito scuro, le donne in nero, io avevo una gonna, e per cui ci eravamo accordati che facevamo i più piccoli davanti in ginocchio e poi dietro. Però allora il fotografo dietro di me, non faccio nomi, che se la tirava perché lavorava per Gamma, e insomma se la tirava veramente molto, cosa ha fatto? Ha messo il suo piede sulla mia gonna per impedirmi di muovermi, di alzarmi. Per cui io gli dicevo: per favore, togli il piede, perché non riuscivo veramente a fare dei movimenti, non mi sarei alzata, non mi sarei permessa. E lui faceva finta di non sentire e tirava sta gonna e tirava sta... Quando è finito tutto, gli ho mollato, ma mi è venuto una sberla. Sai quando ti vengono bene? Sono rimasti tutti i miei colleghi così, perché io gli ho mollato la sberla, questa sberla gli ha fatto volare gli occhiali, no? Vabbè, però non sono una persona aggressiva, ve l'assicuro. No, posso... Guarda, io ti faccio l'ultima domanda. Dimmi. Ne ho una anch'io poi, Mosè. Esatto. Vai. Allora, comincio con la tua, che sarà sicuramente... No, è molto banale, ma sai, noi abbiamo anche i nostri iscritti all'Accademia che poi vogliono avere anche delle informazioni un po' più tecniche, no? E la domanda che solitamente vorrebbero che noi facessimo, chi facciamo questa chiacchierata insieme, è: qual è l'ottica che tu preferisci nel momento in cui fai un ritratto? Allora, io ho passato tante fasi... Per questa c'è la domanda. Ecco, ho passato tante fasi. Diciamo che l'ottica preferita, ma dipende che tipo di ritratto devi fare. Allora, in genere l'ottica che uso quando lavoro in casa è un grandangolo, in genere il 24. Poi però io mi stringo e di solito la mia ottica è il 70-80. E dico il 70 perché agli inizi della mia carriera lavoravo con una Contax,
avevo 180 che mi permetteva di lavorare nei festival senza quel, perché la Canon, no, la Canon, la Contax aveva il 180-28. Poi comunque diciamo che il mio obiettivo preferito adesso è un 24-70, perché negli anni ho scoperto lo zoom, che mi ha cominciato a farmi male le mani, continuare a cambiare le ottiche, e se no l'ottica che ho usato per tantissimi anni per il ritratto era il 50 mm. Avevo un 51,4. Perfetto. L'ultima cosa, io chiedo sempre, siccome la fotografia si occupa di tempo, c'è una celebrità che non hai ritratto e che ti sarebbe piaciuto ritrarre? Sì. Chi è? Un appuntamento mancato. Oh, che peccato. Chi? Che ero anche stata invitata, abbiamo sbagliato posto. Ed è... Oh, quel regista americano. Guardate, l'età avanza, oddio, Clint Eastwood. Ah, ok. Clint Eastwood. E al Festival di Cannes, io lavoravo, era l'anno che lavoravo, io sono entrata a 7 perché un anno mi hanno mandata al Festival. Diciamo era il mio test per entrare, dovevo portare a casa un lavoro che si chiamava Dietro le quinte di un grande festival, e quindi cioè, ho lavorato dietro le quinte, però bisognava anche portare qualche personaggio, insomma ho fatto un bel lavoro, questo mi ha permesso di diventare una fotografa che collaborava a 7, e avevo avuto attraverso un amico che era amico di Clint Eastwood l'invito a un pranzo su una barca, perché sai che a Cannes molti fanno degli avvenimenti sul porto, la barca, eccetera, e Clint Eastwood era d'accordo a farsi fotografare e in posa, perché durante il fotocall l'ho fotografato, ma allora, e anche adesso, insomma, quello che mi importa di più è avere un rapporto, fare un ritratto posato. E niente, non abbiamo trovato la barca, abbiamo sbagliato posto, ci hanno aspettato per un sacco di tempo. Quindi questa cosa mi è rimasta qua. Fra l'altro mi piace moltissimo il suo cinema. Mi sarebbe tanto piaciuto fotografarlo e sono stata invitata, ma ho sbagliato. Ho perso l'appuntamento. D'accordo, comunque ascolta, Fulvia, io ti ringrazio per questo tempo che mi hai dedicato, come tu tante altre volte. È stato piacevole parlare con te, insomma, è stato piacevole anche confidenziale, è bello parlare con te di fotografia. Io, guarda, ti invito io da Franco, perché se tu una volta puoi venire da noi nella nostra accademia a fare due chiacchiere con i nostri alunni, ma avete, non sapevo. Sì, Fulvia, assolutamente, anch'io ti ringrazio della piacevolissima chiacchierata, contiamo magari di incontrarci presso la nostra accademia in modo tale che anche i nostri alunni dell'accademia possano farti delle domande, visto che è veramente piacevole parlare con te, e quindi ti aspettiamo davvero, nostra gradita ospite a Treviglio. Quindi volentieri. Grazie ancora, gentilissima, grazie per il tempo che ci hai dedicato e contiamo di incontrarci presto.